tutti e bentornati sul canale. Nuova video ricetta. Quest'oggi vi faccio vedere questo impasto per focaccia e per pizza, super 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 morbido e soprattutto leggero. Ho scoperto questo impasto grazie ad un'app per ricette per il bimbi e ho provato invece poi a farla a mano utilizzando la mia planetaria, che è la Seco Mixer Compact. Per tutte le informazioni riguardo a questa planetaria, il prezzo, vi lascio tutto nell'info box. E vi dicevo che questo impasto è favoloso e dovete assolutamente provarlo. Inserisco all'interno della mia planetaria la mia frusta d'uncino e inizio a metterci la farina. Io utilizzo il lievito essiccato, quello in polvere, ma voi potete utilizzare anche il cubetto, però vi dico che l'effetto è molto molto diverso. Con il lievito in polvere l'impasto viene un po' più asciutto, un po' più leggero e molto più morbido rispetto al lievito fresco, quindi vi consiglio di utilizzare quello in polvere. Aziono la mia planetaria e a poco inserisco un cucchiaino di zucchero. E nell'acqua, nella quantità di acqua che vi ho dato, vado a inserire un cucchiaino di sale. Mescolo bene in modo tale che il sale si possa sciogliere e vado a inserirlo all'interno della planetaria a poco. L'impasto risulterà molto soffice, quasi liquido, non vi preoccupate, è tutto normale. Quindi l'effetto corda che di solito si ha quando si fa un impasto per pizza in planetaria non l'avrete con questo impasto. Come vedete è molto liquido, quindi metto una pellicola trasparente e lo lascio lievitare almeno 2 ore. Trascorse le 2 ore, vado a stenderlo sulla mia teglia. Adesso vi faccio vedere proprio, guardate com'è liquido. Quindi aiutatevi con un po' di olio, perché altrimenti sarebbe difficile. Non utilizzate la farina, altrimenti poi verrà troppo asciutta. Quindi utilizzate l'olio. Lasciatela lievitare un altro po', per circa 40 minuti, dopodiché potete condire la vostra focaccia oppure farcirla come una pizza. La metto in forno a 200 gradi per circa 20-25 minuti in base al forno che avete voi. E questo è il risultato. Adesso vi faccio vedere com'è soffice, guardate, è davvero una nuvola e rimane soffice per giorni. Potete utilizzare questa focaccia per l'aperitivo di Natale, per esempio. Io sicuramente la farò. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ricordatevi di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale se siete nuove, se non siete ancora iscritte. Seguitemi anche su Instagram, io vi aspetto, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!